Ciao a tutti! Allora, oggi torno con, diciamo, la seconda parte di un video che avevo già fatto, non so quando, ve lo linko qui comunque, che è un elenco, diciamo, di motivi per cui io non potrò mai essere una youtuber e che in un certo senso un po' prende in giro, diciamo, questa uguaglianza, questa somiglianza. Sì, la somiglianza di, diciamo, atteggiamento che molte youtuber hanno o che comunque iniziano ad avere quando inizia a crescere anche il loro canale. E quindi vi voglio elencare queste 10 cose che secondo me accomunano veramente tutte le youtuber, o comunque quasi tutte. Mi vedete con il cappellino semplicemente perché in casa ho le finestre aperte e ho freddo, quindi oggi mi sopportate con il cappellino. Allora, motivo numero uno per cui non potrò mai essere una youtuber: io non ho in casa permanentemente una specie di studio di registrazione fisso in casa. Io vedo, no, a volte nei vlog questa gente appunto che gira per casa e vedi lì un cavalletto, lì addirittura le softbox, quei quadri enormi, no, che fanno luce, le ring light. Cioè, secondo me vivere in un ambiente del genere, quasi tipo vivere sotto i riflettori sempre, ti fa comunque diventare meno spontanea, secondo me. E a parte che crea confusione e disordine in casa, e a me darebbe veramente fastidio, però a parte questo, cioè, è un pensiero costante, no? Al fatto di fare video, di fare vlog, di riprendersi, secondo me toglie veramente molta molta spontaneità ed è un qualcosa che comunque non mi piace, perché io sono d'accordo che YouTube per molte ragazze e ragazzi diventa un lavoro, no? Perché è fonte di guadagni, però come tutti i lavori ci vuole anche la pausa, perché altrimenti diventa una schiavitù e per quanto ti può piacere, un lavoro fatto così, comunque con un pensiero costante, diventa veramente uno stress. Motivo numero due per cui non potrò mai essere una youtuber: mi vedete abbassare gli occhi perché ho le cose scritte sull'agenda, se no me le dimentico. Io non faccio video di make up, di trucchi. Per quanto mi riescano benino, secondo me, sono abbastanza brava, io mi ritengo brava, però non ho l'attrezzatura giusta per riprendere e quindi evito. Ma a me fanno sorridere, no, queste youtuber che sono ragazze semplicissime come me, come voi, come tutti, che quando però fanno i tutorial di trucchi si comportano come fossero delle professioniste, le vedi proprio che si atteggiano, no, come se fossero delle professioniste. E poi se guardi comunque i trucchi che fanno sono sempre gli stessi, perché utilizzano comunque sempre la stessa tecnica e cambiano i colori, ma insomma anche quelli più o meno sono sempre gli stessi. Quindi a me veramente fanno sorridere queste ragazze che si vogliono appunto atteggiare a professioniste appunto, sì, del trucco, ma che poi in realtà non lo sono, perché alla fine fanno sempre le stesse cose. Motivo numero 3 per cui non sarò mai una youtuber è che non vi tormenterò mai né su YouTube né sugli altri social tipo Instagram con 1000 foto, 1000 anche pubblicità occulte nei vlog di tè, bevande simili, perché veramente è vero, non se ne può più. Tutte dicono le stesse cose, che fondamentalmente sono quelle che le aziende gli dicono di dire. Tutti dicono le stesse cose, tutti hanno i codici sconto che sembra ci facciano a noi un grandissimo favore a farci risparmiare quei 10 euro, però cioè veramente diventa veramente tutto, ma proprio tutto, poco poco spontaneo. E alla fine guardare video o comunque foto, post di queste ragazze o guardare la pubblicità in TV ha lo stesso, è la stessa cosa, ti dà lo stesso, diciamo, tra virgolette, entusiasmo, che è pari a zero, ed è una semplice pubblicità, quindi no. Poi motivo numero 4
non farò mai video decluttering. Io trovo i video decluttering veramente tristi. Secondo me sono tristi perché al di là dei mille prodotti che gli mandano le aziende, e ovviamente più sei grande più te le mandano, ma queste continuano anche ad acquistare cose per loro conto, insomma, da sole. Per cui comunque tutta questa grandissima roba e vedere i video decluttering, che poi loro dicono che daranno via un po' di prodotti, che li regaleranno, però non lo so poi se è vero, comunque mi sa veramente tanto di spreco e non mi piace. E poi il motivo numero 5: se faccio un video haul, i miei video haul saranno sempre video haul normali, senza andare a introdurvi dentro, tra le mille cose economiche che compro, una borsa costosa, un paio di scarpe costose, un qualcosa comunque di costoso o di lusso. Non mi piace. Io capisco che è un modo di condividere anche la gioia, no? Per aver potersi permettere di acquistare questi oggetti, però lo trovo veramente di cattivo gusto. È un voler ostentare la ricchezza, secondo me, e non mi piace. Quindi anche se io magari un giorno riuscirò ad acquistare queste cose, ma non penso che ve le farò mai vedere. Motivo numero 6: non farò mai dei video haul o comunque dei video di collaborazioni in cui, e questa cosa è veramente assurda, mi esalto perché trovo un ombrettino shimmer, un ombrettino glitterato, o comunque un rossetto super glitteroso, sparaflesciato, quando vi ho sempre invece detto di amare le cose matte, le cose opache, rossetti matte, ombretti matte. Comunque mi vedete sempre con dei trucchi naturali e all'improvviso mi esalto perché mi arriva un ombretto glitterato blu elettrico. Cioè è ovvio che questa, diciamo, esaltazione, questo trasporto è solo dovuto al fatto di dover comunque pubblicizzare quel prodotto, e a me sinceramente non fa venire voglia di comprarlo perché lo trovo finto. Quindi secondo me è proprio questo, diciamo, il filo che accomuna un po' tutte le youtuber: la finzione. Alla fine diventano un po' finte. Poi, motivo numero 7: non farò mai filler alle labbra, extension ai capelli, extension alle ciglia, cose simili. Adesso veramente è una moda, cioè io non lo so, ma tutte con le ciglia finte e tutte con questi labbra, con questo filler alle labbra, e tutte quindi con queste labbrone che ti fanno sentire veramente, non lo so, brutta, ma in realtà non siamo brutte, no? Quindi non lo so, alla fine anche loro alla fine diventano tutte uguali perché hanno tutte la stessa bocca, cioè alla fine sono tutte uguali, però cioè veramente è assurdo che come comincia una poi tutte la seguono e tutte fanno la stessa cosa, e a me veramente fa sorridere, ma è un sorriso un po' triste perché cioè personalità veramente zero. Cioè tu dovresti cercare comunque di esaltare, no, il tuo fisico, il tuo viso, le tue caratteristiche migliori, e non seguire così la massa e fare queste cose, poi non mi piace. Motivo numero 8, e non sarò mai una youtuber perché, e anche qui sembra che tutte recitino lo stesso copione, non vi farò incuriosire con un mio nuovo ragazzo per poi presentarvelo e scoprire magicamente che è un maestro di recitazione, o comunque è così naturale di fronte alla telecamera. Se ci fate caso, tutte quelle che hanno un ragazzo nuovo o comunque un ragazzo, all'inizio non ce lo fanno mai vedere. Allora, o ci mostrano qualche foto un po' nascosta, o in qualche video ci fanno sentire la voce ma non ce lo fanno vedere, o ci fanno vedere una mano, un piede, non lo so, una spalla, e ci incuriosiscono.
E noi lì, no, che stiamo lì ad aspettare di conoscere questo ragazzo, no, questa cosa. E poi alla fine ce lo presentano e, cioè, sono tutti bravi di fronte alla telecamera, sembrano anche meglio della YouTuber di turno. E, ma io mi chiedo, cioè, se prima tu non volevi farti riprendere, eri timido, poi perché sei così scafato, così tranquillo, boh, non lo so, mi sembra tutto molto molto costruito e appunto secondo me sembra quasi che tutte recitino lo stesso copione, non lo so, perché tutte fanno così e poi le trovi lì tutte a fare gli stessi video con questo ragazzo e il mio ragazzo indovina i prezzi, il mio ragazzo mi compra quello, cioè tutte uguali e quindi vabbè. Motivo numero 9, io non sarò mai una YouTuber perché non voglio comprare Fenty Beauty. Cioè adesso veramente, magari adesso un po' è passato, ma all'inizio quando è uscita questa Fenty Beauty, tutti a comprare sta Fenty Beauty, tutti a farci la review. Cioè se io la voglio comprare la compro, ma insomma non è che appena esce un qualcosa che poi sto Fenty Beauty è solo all'inizio almeno solo fondotinta, cipria, non lo so, cipria forse no, illuminanti, contouring, insomma prodotti per il viso, non lo so, mi sembravano tutte matte perché tutta la ricerca di queste, e poi si incavolavano, sembrava, se non la trovavano, se non erano riuscite ad acquistarla subito dal sito. Cioè Fenty Beauty è uscita e ci sarà per sempre, cioè la potete comprare anche adesso, cioè, quando vi serve, cioè se io già ho 1000 fondotinta, perché ne devo prendere un altro? Non mi serve, magari quando finirò il fondotinta lo dovrò prendere uno, comprerò Fenty Beauty, ma non lo so, insomma vedrò. Ultimo motivo per cui non sarò mai una YouTuber è che io non farò mai quei video in cui si distruggono i trucchi, se non in un momento in cui sarò magari diventata matta e quindi mi metterò a distruggere tutti i trucchi. E più che altro, quando fanno questi video di distruzione dei trucchi, si meravigliano perché all'interno dei trucchi, delle confezioni dei trucchi, guarda cosa strana che succede, ci trovano del trucco. Io ho visto una ragazza meravigliarsi perché all'interno della confezione di un, mi ricordo se era un rossetto o una cosa del genere, ce n'era ancora sotto, oltre allo strato, insomma, quello che si consuma. Ma tutti i trucchi sono così, cioè quei video in cui si distruggono i trucchi sono assurdi, la finzione allo stato puro, cioè si meravigliano del nulla, non le posso vedere, non li guarderò mai, l'ho guardato forse due e mi è bastato, a parte proprio il disgusto per tutto lo spreco, e quindi no. Quindi niente, io spero che il mio video di critiche vi sia piaciuto, comunque vi abbia tenuto compagnia e vorrei sapere se anche voi condividete un po' le mie idee, se non siete d'accordo su qualcosa di quello che ho detto. Queste sono le mie impressioni da spettatrice di YouTube, piccola YouTuber, e veramente io non vedo premiata molto l'originalità e magari anche il voler provare a fare qualcosa di nuovo. Vedo che ha molto più successo l'omologazione, cioè essere tutti uguali, e a me un po' questa cosa dispiace perché veramente lo trovo un po' triste. Comunque basta, io vi suggerisco anche di guardare sotto nell'info box perché trovate i link ai miei social e soprattutto Instagram, dove lì sono attiva quasi ogni giorno. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!